Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi, dopo 2 settimane che non registro un video, torno con un video più che altro chiacchiericcio. Vi devo dire la verità, faccio un pochino fatica, sono un po' emozionata perché dopo tanto tempo che non registro, tornare è sempre più difficoltoso. Comunque, avevo voglia di salutarvi, di fare 2 chiacchiere con voi e mostrarvi gli ultimi acquisti che ho fatto, che in realtà non sono un granché, anche perché in vacanza non mi sono mai truccata, quindi ho passato 10 giorni senza make-up. Io in vacanza faccio sempre così di solito, anche perché durante il giorno non mi trucco in spiaggia assolutamente. Alla sera solitamente andiamo a cena, facciamo un giro, però truccarmi per 2 ore non mi va e quindi mi porto sempre dietro la pochette make-up e poi, come tutti gli anni, non la utilizzo. Infatti, il video dei prodotti che mi sono portata in vacanza non ve lo farò più che altro perché i prodotti di skincare, bene o male, sono sempre quelli che vi avevo anche detto prima di partire, che mi sarei portata, e poi alcuni prodotti li vedrete nei prodotti terminati. Quindi, ecco, quel video lì non lo farò, anche perché per la skincare, anche in vacanza, mantengo la skincare che faccio a casa, continuo la mia routine, magari variando alcune cose che mi tornano più comode in vacanza, però insomma i prodotti sono bene o male sempre quelli che vi ho mostrato negli ultimi video. Torno dopo una bellissima vacanza passata nel Salento, noi non eravamo mai andati e mi sono state date alcune indicazioni prima di partire, quindi abbiamo fatto i posti, bene o male, che mi erano stati consigliati, dei posti che avevo visto anche da Chiara, e siamo rimasti innamorati della Puglia, veramente. E per chi mi segue su Instagram, ci sono i contenuti in evidenza se vi interessa vedere i posti che abbiamo visitato. Non siamo riusciti a fare tutto, ad esempio, Ostuni, non siamo riusciti a visitarla, perché veramente c'erano tantissime cose da vedere. Abbiamo fatto però Otranto, che mi è piaciuta tantissimo, ci siamo innamorati di Otranto. E mentre venivamo a casa abbiamo fatto anche Lecce, ma un po' di sfuggita perché eravamo un po' tirati coi tempi, visto che il viaggio comunque era bello tosto, perché ci abbiamo messo più o meno 9 ore e mezzo. Ovviamente ci siamo dati il cambio alla guida, abbiamo fatto qualche fermata, ma proprio le fermate minime perché volevamo arrivare o alla meta oppure a casa, però insomma abbiamo fatto proprio le fermate minime. Ci siamo trovati benissimo nella struttura dove siamo stati, abbiamo fatto una formula mezza pensione, gente ospitale, veramente hanno fatto di tutto per accontentare le nostre richieste, 10 lode, siamo stati veramente bene e eravamo a 10 minuti dal mare, immersi negli ulivi. E una bella piscina, veramente mangiato benissimo, pure troppo. E basta, insomma, vi faccio una piccola parentesi su questa vacanza perché merita tantissimo. Se vi interessa, poi su Instagram ho pubblicato qualche foto. Comunque, venendo ai prodotti. Prima di partire avevo acquistato un paio di sandali, vabbè, non sono prodotti questi, però ve li volevo far vedere perché me li sono portata in vacanza e me li sono goduti tantissimo. Li ho presi da Bata, sono sandali con la zeppa. Io solitamente i tacchi non li porto perché sono già alta di mio e con i tacchi divento veramente gigante, però questi una volta che li ho provati ho detto li devo assolutamente prendere. Vi dico solo che arrivo sull'1,90 con questi, quindi sono anche più alta di mio marito e la cosa non mi piace molto, però questi sandali sono meravigliosi. Hanno la zeppa così e li avevo pagati 59,99, mi pare. Ovviamente non in sconto perché li ho presi prima di partire, hanno l'accetto alla caviglia e veramente sono meravigliosi e comodissimi, quindi ve li volevo mostrare perché si trovano ancora e magari se vi piacciono li potete acquistare in sconto perché a breve inizieranno i saldi. Ho preso anche una gonna da Stradivarius che però adesso ho di là e magari vi farò vedere tutto
più avanti, se farò un video abbigliamento, se acquisterò qualcosa con i saldi, non lo so, perché è ben difficile che io trovi qualcosa con i saldi estivi. Comunque, vabbè, questi sandali mi sono piaciuti fin da subito, appena provati, e allora ve li volevo far vedere perché secondo me sono troppo carini e si abbinano con tutto praticamente. Poi, parlando invece di make-up, ho acquistato proprio durante il viaggio di rientro da Sephora perché c'era lo sconto 20% su tutto e anche sulle palette di marchi che solitamente non aderiscono agli sconti. Quindi quando ci siamo fermati a Lecce ho fatto una cappatina da Sephora, veramente. Sono terribile perché oggi siamo andati a Lecce, io ho detto c'è Sephora e quindi mi devo fermare perché gli sconti terminano domenica, era sabato. Domenica sapevo già di non riuscire ad andare da Sephora perché comunque al rientro avevo tante cose da fare, valigie da svuotare, lavatrici, insomma, solite cose. E quindi ci siamo fermati da Sephora. E ho preso la palette di Huda Beauty, la Neon Green, che era quella delle tre che mi piaceva di più e avevo puntato fin dall'inizio. Però onestamente pagarla a prezzo pieno mi scocciava un po'. Visto che è andata in sconto 20, non ci ho pensato un attimo, sono andata diretta per prendere questa palette. Ho visto anche la Pink dal vivo, molto bella. Però secondo me, a parte dei look viola e fucsia, non si faceva granché. Poi comunque è bella strong come palette. Questa invece la trovo, un po' meno impegnativa perché è una palette delicata, a parte questi tre colori che magari possono spaventare, però questi colori sono molto delicati per realizzare un look fresco, estivo. E quindi insomma ho preso questa e l'ho pagata circa 26 euro. Ha anche lo specchio, è bella, è ben fatta, di plastica con lo specchio all'interno. Veramente mi è piaciuta fin da subito. Il problema è che loro in negozio non avevano il tester e quindi non sono riuscita a swatcharla. L'ho presa a scatola chiusa, diciamo. L'ho già utilizzata diverse volte, l'ho utilizzata anche oggi per fare questo look. Ho messo come colore di transizione questo opaco, questo pesca chiaro, e poi sono andata a mettere questo duochrome bellissimo. Adesso ve lo faccio vedere. Questi ombretti io li applico con i polpastrelli e rendono un po' meglio da bagnati. Comunque questo è l'ombretto che ho messo come protagonista. Non so se in camera renderà come dal vivo è molto cangiante, molto brillante, bellissimo. Poi sono andata a mettere questo colore all'esterno, nella via esterna, quello un pochino più scuro, ma questi colori sono veramente meravigliosi. E poi ho messo questi due verdi, questo e questo opaco, nella rima inferiore, ma pochissimo. Poi sono andata a sfumare con questo matte sempre. E ne ho usato un altro, a dire la verità. Ho usato anche questo. Oggi vi faccio anche la faccia del giorno, mi sa, perché ho utilizzato diversi prodotti che adesso ho qua e ve li faccio vedere. Questo l'ho messo al centro della palpebra. Poi ho sfumato il tutto. Adesso magari provo a avvicinarmi. Comunque il look secondo me è uscito non una roba troppo carica, una roba abbastanza leggera e fresca per questa stagione. Secondo me ci sta perfettamente. Adesso mi pulisco le mani perché il problema di questi ombretti è che un pochino fanno fallout. Io ho messo la colla per glitter che di solito metto al di sotto di questi ombretti un pochino più brillantinosi, glitterati, però un pochino di brillantini mi sono caduti. Io solitamente quando mi trucco utilizzo i patch occhi e quindi sono caduti tutti sul patch occhi, ho tolto il patch ed ero pronta per applicare poi il correttore. Durante il giorno qualche brillantino in giro l'ho trovato, però nulla di così esagerato.
Comunque questa palette a me piace moltissimo, devo dire che questi colori mi hanno rapita proprio fin dalla prima volta che ho visto questa palette. Poi da qualche giorno ho acquistato un fondotinta che mi ispirava perché ne sentivo parlare bene ovunque, su Instagram, su YouTube. Sono andata in negozio e l'ho provato e l'ho voluto prendere perché mi ha fatto una bellissima impressione fin da subito. E sto parlando del nudissimo di Diego Dalla Palma. In realtà, visto che un pochino di abbronzatura l'ho presa, ma io non mi abbronzo chissà quanto, volevo aspettare perché volevo prendere un colore che andasse bene sempre, visto che io rimango abbronzata 3 settimane l'anno a esagerare, però ho trovato questo colore che è il 244W che è perfetto sia adesso che ho un pochino di abbronzatura che dove non ho l'abbronzatura perché nel collo io faccio sempre fatica a abbronzarmi, quindi l'ho provato qua e alla fine non si vedeva lo stacco. Quindi questo andrà bene secondo me tutto l'anno tranquillamente. Per me è un fondotinta abbastanza liquido, va agitata bene la boccetta prima di andarlo ad applicare. Io di questo vi posso ovviamente dire le primissime impressioni perché ce l'ho da pochi giorni, però vi posso dire che ha un'ottima coprenza. Io ne metto pochissimo perché non voglio una coprenza elevata, quindi ne basta veramente poco. Lo vado ad applicare con la spugnetta. L'ho messo anche oggi ovviamente e l'ho applicato con la blender di Fenty Beauty, mi trovo molto bene con questa blender e mi fa un bellissimo effetto levigato, mi uniforma l'incarnato senza risultare pesante, anche perché con questo caldo oggi segnava 41 gradi il cruscotto della mia macchina, comunque non lo sentivo sulla pelle assolutamente, è un fondotinta di una consistenza proprio che si va a fondere con la pelle e non si sente assolutamente, non mi va a segnare, non mi invecchia, è bello, proprio mi dà un effetto di pelle levigata. Ovviamente lo vado sempre a settare con la cipria e utilizzo la solita Fluffy Matte di Neve Cosmetics, questa va bene con qualsiasi fondotinta. E questo fondotinta è un soft matte che lascia comunque un effetto un pochino satinato, come piace a me, e quindi visto che il colore andava bene sia adesso che fra un po', ho deciso di acquistarlo perché vi dico in negozio mi ha fatto una buonissima prima impressione e continua in questi giorni che lo sto utilizzando a piacermi. Mi dura tranquillamente tutto il giorno nonostante le alte temperature, poi vi dico io ne vado a mettere proprio poco, Mi ispirava tanto il fondotinta di Dior Backstage. Però alla fine ho scelto di prendere questo e vorrei prendere però il primer di Dior Backstage. Adesso aspetto il prossimo sconto perché con questo 20 mi sono scordata tra l'altro di prendere la cipria di Too Faced, la Peach Perfect in polvere libera che era anche disponibile in negozio e sono uscita e poi me ne sono ricordata tardi. Sul sito la mini era andata sold out e quindi aspetterò il prossimo sconto perché sì, mi sono scordata la cipria e il primer di Dior Backstage non l'avevo ancora preso in considerazione, però mi piacerebbe provarlo. Quindi questo fondo, insomma, è stato un acquisto proprio così improvvisato che non era in previsione. L'ho pagato 34 euro, costa 34,90 euro e è andato in sconto oggi sul sito di Douglas a 27. Vabbè. Comunque, vi finisco di dire cosa ho sul resto del viso, anche perché sto parlando tanto oggi. E ho messo come bronzer la Chocolate Soleil di Too Faced, poi come blush il California di Benefit, che in questo periodo utilizzo tantissimo, come illuminante Opal di Becca, sempre bello questo illuminante. E poi come mascara il mio amato Gentleman di Mulac, questo è veramente una garanzia. Poi matita nera, questa di P2, l'Intensive Coal 010, la nera, che è quella che mi dura di più in assoluto anche nella rima interna.
E come rossetto ho messo il Pink Donut di Neve Cosmetics che ho ripescato proprio in questi giorni e mi piace sempre tanto. Lascia le labbra idratate, morbide, l'unica cosa che va contornato con una matita, se no a me tende a sbordare un pochino. E poi come correttore ho messo questo di Nabla che non mi dispiace affatto, ma ne ho messo pochissimo andandolo a settare con la solita cipria di Essence, la banana powder. Per le sopracciglia poi ho utilizzato la solita Brow Divine di Nabla nella colorazione Venus, così vi ho detto anche la faccia del giorno. Poi, prima di partire per le vacanze, ho ricevuto da Eterea l'ultimo siero uscito e si tratta dell'Intensive Anti-Pollution Serum. Io felicissima, ovviamente, ma ancora non l'ho aperto e sto facendo una fatica terribile a resistere, però vorrei terminare alcuni sieri che ho in utilizzo. Questo è un siero a base di estratti biologici di pino e moringa, che proteggono dallo stress ossidativo rallentando l'invecchiamento cutaneo. In più contiene anche selezionati fermenti di Lactobacillus che invece apportano un progressivo rinnovamento e ringiovanimento cellulare, aiutando a mantenere inalterata la barriera cutanea. Questo, tra l'altro, è consigliato anche da utilizzare in combo al siero antiossidante che io avevo utilizzato l'anno scorso con estrema soddisfazione. Comunque vi riaggiornerò sicuramente, vi farò vedere poi anche la texture. Adesso non lo apro altrimenti mi parte il pao e insomma vi farò sapere sicuramente più avanti. Intanto ringrazio l'azienda per avermelo mandato, è sempre un grande piacere per me. Poi proprio stamattina ho ricevuto quattro prodotti che fanno parte della nuova linea capelli Hydra Bomb di Garnier, che in realtà io due li ho già provati. I prodotti sono questi. Adesso ve li farò vedere. Comunque, non so se vi ricordate, io tempo fa in un video haul vi avevo mostrato ovviamente l'Hair Food all'aloe vera e lo shampoo. L'Hair Food non ha bisogno ormai di presentazioni, è un prodotto che per me è diventato un mai più senza, ve ne ho parlato svariate volte e infatti quando mi hanno contattato in direct mi hanno scritto che hanno visto le mie varie recensioni, questa cosa per me è una soddisfazione. Comunque è un prodotto che ha una buonissima profumazione e insieme alla papaya sono le mie due maschere preferite in assoluto e funzionano davvero bene. Bene. Poi lo shampoo è uno shampoo fortificante, idrata e ammorbidisce, non contiene siliconi. Questo ve lo farò vedere nei prodotti terminati, quindi ve ne parlerò in quel video, così non mi dilungo ulteriormente in questo che sta già diventando lungo di suo. Vi dico solo che anche questo ha una profumazione ottima, veramente. Gli altri due prodotti che invece non ho mai provato sono il balsamo, anche questo senza siliconi, contiene glicerina vegetale più gel di aloe vera, come tutta la linea, capelli due volte più idratati, morbidi e leggeri. Di questo ovviamente non vi so dire ancora nulla, e l'altro è il prodotto senza risciacquo, idrata e ammorbidisce anche senza usare il phon. Questo mi sarebbe tornato sicuramente utile in vacanza. Comunque l'avevo visto anche quando ero stata alla saponeria. Quel giorno che avevo acquistato i prodotti di Garnier Bio e quelli per capelli, però non l'avevo acquistato, quindi lo proverò sicuramente con piacere. Questo è per capelli normali, capelli leggeri, 48 ore di anticrespo, non appesantisce e non appiccica. Ne riparleremo sicuramente. Qui non c'è scritto che non contiene siliconi, ma dando un occhio velocemente agli ingredienti non mi pare ci siano. Comunque vabbè, vi aggiornerò anche su questo. È un flacone da 400 ml con dispenser, quindi anche molto comodo. Poi io direi di avervi detto tutto. Sì, anche perché vi dico, era un video così più che altro per fare due chiacchiere e per tornare attiva. E poi se avete qualche richiesta anche di video, scrivetemi pure perché
E, boh, non lo so, devo un attimo organizzarmi con i video su cosa fare, perché anche il video sui ripescati per l'estate, onestamente, non so se lo farò perché bene o male faccio girare sempre le stesse cose. Quindi ho visto quello che avevo fatto l'anno scorso e a parte la qualità video che era orrenda con la vecchia telecamera, però non è cambiato molto. Comunque, nel caso vi interessi, fatemelo sapere e fatemi sapere anche se c'è qualche video in particolare che vi interessa. Mi piacerebbe fare un mi preparo con voi per farvi vedere anche l'applicazione del fondo. Devo vedere se riesco a organizzarmi. Comunque, io intanto vi mando un grosso bacio, vi ringrazio per aver visto anche questo video e se vi va, come sempre, ci vediamo alla prossima. Ciao! Pish, pish.